Game One. Eccoci qui, cari naviganti, per un nuovo gameplay dedicato a Centurion in compagnia di Demetrio del Bazar di Galata. Salve a tutti! E questa volta ci troviamo di fronte a due comandanti decisamente recenti. Il primo è il Meister, un Planeswalker che ha innate capacità di effetti scry contro del Grimorio e quindi conseguentemente di vantaggio. E invece con un mono nero che ci presenta un pretore piuttosto cattivello. Sì, Shouldered è una delle carte nuove dell'ultima espansione uscita e subito, appena l'ho vista, ho detto wow, questa potrebbe fare grandi grandi cose, e vediamo se il mio pronostico diciamo verrà confermato. Eh sì, anche perché il Meister è il tipico mazzo control draw and go, dove si punta a ridurre il costo delle spell, a eventualmente fare pedine volanti col suo meno il suo effetto, il suo meno, e quindi è chiaro che qui abbiamo un'impostazione alla partita che potrebbe mettere in difficoltà un mazzo monocolo. Però dall'altra parte Shreordred potrebbe metterlo in difficoltà proprio perché è un'abilità che incide negativamente sulle pescate avversarie, oltre ad avvantaggiarsi delle proprie, il che apre una serie di scenari non indifferenti. Vediamo, è tutto abbastanza diciamo così semi sconosciuto. Sì, il Meister abbiamo realizzato un primer su di lui, quindi un po' di cose le sappiamo, ma sul Shreordred poi vabbè, da una parte abbiamo due giocatori sicuramente di livello, uno è Antonio Rizzo e dall'altra parte abbiamo Nicola Improta, quindi sì, rispettivamente il Meister è pilotato da Antonio e Nicola sta pilotando Shreordred, quindi sicuramente il livello della partita sarà molto elevato. Intanto vediamo che Night Whispers esattamente abbiamo una che tra l'altro in questo mazzo è particolarmente efficiente. Sì assolutamente, perché pesca 2, fai 2 vite a costo 2. Esatto, sì, in realtà bisogna avere chiaramente il comandante in capo, però credo che tutti gli svantaggi che tipicamente il nero porta quando peschi vengano assolutamente ammortizzati da Shreordred, e quindi mi aspetto che vengano sfruttati ampiamente. Jet Medallion, diversi accelerini, esatto, diversi accelerini che però vengono Archmage Charm, sì sicuramente bloccati. Ah no, l'ha usato per un effetto diverso, l'ha usato per l'altro effetto probabilmente, o ha diversi counter in mano. Esatto. Teferi con l'art vecchio stile che io trovo illegale. Sì, esatto, Teferino. meno male che i Planeswalker non sono così, perché veramente sì, è una cosa orrenda. Infatti ho fatto un rimbalzino, chiaramente Command Beacon, quindi per eventualmente risolvere problemi di rimozione. Sì, Restituto, questo non l'avevo ancora visto. Ah beh, cosa ho messo? Play 2. Ah, quindi è un tutore che non fa vedere la mano all'avversario, a tassa dell'avversario, però lui è tappato, mana non ne ha, e quindi lui lo gioca come fosse un tutore secco a costo 3. Interessante sta carta, molto interessante. Non l'ho mai vista in giro. Sicuramente è una carta poco nota, quindi avrà anche un costo di acquisto interessante, non esagerato. Ah, devo dire, una bella scelta. Tanto si gioca Jet Medallion di nuovo. Diciamo che Rhystic Tutor così è costato 2, perché sì, aveva 4 mana, quindi ha fatto tutto quel che doveva. Sta risolvendo tutore. Sta risolvendo tutore, che chiaramente scorre 75 carte non è banale. Vediamo un po' cosa salta fuori dalla ricerca. Nero mi sa che con questo comandante potrà tirare fuori di quelle chicche. Sì. Vediamo un attimo cosa esce fuori. Allora, intanto Mine End, carta ne ha 6, quindi nessun problema, si passa dall'altro lato. Intanto il Meister è a 4, quindi gli manca 1 per far entrare il comandante in campo. Fa il più 1 i Teferi, quindi vediamo un po' cosa va a fare. Sì, devo dire che
l'abilità statica di Teferi in questo caso qua non mi interessa tantissimo No. perché il nero di solito non ha tantissime cose a parte la rimozione Angel, quindi Esatto. Temporal Lockdown, niente da male, Angel, ah sì, Jet Medallion, chiaramente non facciamo rampare l'avversario Sì. perché sennò Stand Still, ah, lo fa anche per Ai ai ai. eh sì, qua le cose si mettono abbastanza maluccio, devo dire. Last spell sacrifice stand still, you do each play opponent draw 3 card. Ah sì, così si permette anche il lusso di avere più Sì. carte eventualmente se come vantaggio ulteriore di controllo e di Sì, gestione, quindi stessi sempre ah, carta forte. sicuramente. Tanto qua vediamo che Sta viene tappando per tappato, qualcosa? tappato un mana nero. Vediamo un po', lo mette in pool, gioca l'Echo Vedette, chiaramente per sacrificare, spingere. Ok. Eh sì, qua secondo me entra Shreo, possibile? No, non è detto. Vediamo un po'. Potrebbe anche uscire Intanto in pool altro. ha 5 mana in questo momento, quindi qui cose cominciano a diventare interessanti. Cominciano a diventare interessanti, lui è full Ne ha tap, vediamo un 6. po'. Set, Ne ha no, può 6 in pool. averne fino a 7, perché ne ha uno in Ah, pool, può tappare per sì, poi ha. sacrificare una palude che può avere già tappato, quindi fare 5 mana. Esatto, infatti sta giocando Mumbling Mook, eccolo, qui Bubbling Muck. ancora altro Mumbling Mook, altro mana, quindi riusciremo ad avere 9 mana in Wow. tutto. 9 mana in tutto, 9 mana in tutto. Può fare quello che Stand Still, vuole. giusta? Eh sì, lui giustamente sta cercando di. Allora, Tappa, sta sacca, giocando quindi altro fa altre mana. 4 mana. Va Va a 10. 10. Quindi ti sta preparando qualcosa di molto grosso. Altro mana. Sì, qua vai all-in. Griselbrand. Oh, cacchio. Wow. Griselbrand che costa 8 e che qui con il comanda. Oh, adesso sto cominciando a Sì. capire. Se gioca Shirehold l'ha vinto. Eh sì. Assolutamente vinto. Wow. Eh sì, perché Shirehold pesca 7 e paga 7 punti vita. Col comandante in Ne campo è guadagna come se facesse pescasse. 14. Quindi Ne ne guadagna guadagna 7. 7. Quindi può pescarsi tutto il mazzo. Porca miseria. E in più ricordiamoci che è comunque 7-7. Sì, tanto lui adesso fa Dures perché giustamente ha ancora mana per poter fare una spell. Guarda la mano dell'avversario, chiaramente perché vuole essere certo di poter Cryptic giocare. Command, Sì, Cassavante. non ha niente che può giocare a No, 0 mana. no. Quindi lui è tranquillo che può, secondo me, andare in. Tanto può pescare altri 7 in realtà, Sì. anzi, può pescare 14 perché ha altre due possibilità di attivare. Griselbrand senza, però Aust, giustamente guardiamo cosa fa. No, vabbè, target creature, però è sorcery e oltretutto è senza mana, quindi non può giocarlo. Però è la carta da togliere, Aust. Sì, no, Sicuramente. sicuramente la toglierà, ma secondo me i giochi sono fatti, perché io credo che ormai Nicola è in grado di chiudere adesso, in questo turno, perché bisogna vedere. Col mana, però, come fa? Qui il problema è il mana, però non la, no, il Lion's Eye mana l'ha Diamond. risolto. Il mana l'ha risolto. Sì. Sì, perché scarta Ah, ha tutto, scalato tre Cryptic mana. Command, ok. Sì, boh. Diciamo che in questo momento qua, ovviamente, Paga 7, pesca di guadagna nuovo 7. 7. Cioè, pesca Chiaramente ha tre 7, mana in paga pool. 7, pesca 7. Inquisition of Kozilek. Giustamente perché vuole togliergli comunque un'altra carta per Gli sicurezza toglierà e gli toglie sicuramente Aust. Aust, infatti, perfetto, così almeno è protetto. Perché non si fida, giustamente, perché dice io ho ancora 7 carte possibili pescabili. Però deve giocare Sheoldred, Se perché no, sennò è finita. eh sì. Ma secondo me, allora, Inquisition of Kozilek l'ha giocato. Quindi niente, vediamo cosa riesce ancora a fare. Cling to Dust. È il Sì.
Clean to Dust. Perché Clean to Dust? Perché glielo esilia? Non capisco dove voglio andare a parare. Ah, guarda, aspetta. Bolla e va in end. Ok. E ha voluto giocare in modo conservativo. Gli ha esiliato Cryptic Command. Sì, ha proprio fatto in modo che lui non potesse fare molto altro che un più uno di Teferi. Infatti concede. Non credo che potesse uscirne di nuda così. Game 2. Eccoci qua per questo G2 che ha visto Nicola Improta e Alessandro Rizzo sfidarsi tra di loro per rispettivamente Shelley Order e Meister. Abbiamo visto che Shelley Order è riuscito a imporre un suo gioco con un Griselbrand buttato lì, che è stata una minaccia incredibile. Esatto, vantaggio, e io comincio a intravedere lo schema dietro questo comandante, che ed è uno schema che mi piace moltissimo. Punta sicuramente a valorizzare la prima abilità del comandante per poi pescare tantissime carte sfruttando i down tipici del nero, che invece... Sì, anche perché comunque Shieldred mette un clock all'avversario, perché ogni carta che pesca sono due vite in meno. E soprattutto quando si parte con 25 vite inizia a essere pesante. Ah, sicuramente, soprattutto per un mazzo contro come il Meister, che con lo scry gli effetti di pesca ci va a nozze. Quindi bisognerà un po' vedere come si svolgerà questo G2. Intanto vediamo che Nicola tira, preme sull'acceleratore, rampare sì, il più possibile. Sono confuso, ma penso che non abbia semplicemente aggiornato i punti vita. Sì, non ha aggiornato punti vita. Gioca direttamente l'Ionside Diamond subito. Wow! Sì, lo gioca. Ah no, lo gioca e basta. Lo gioca ma non lo attiva. Non lo gioca, non lo attiva, secondo me, perché qualche carta buona magari in mano ce l'ha. Però lo mette lì. Intanto lo sblocca. Quanto mana, fin da subito. Sì. Penso che la bolla la spaccherà quando... Sul passo. Wave Ballon sul passo, chiaramente, infatti. L'altro resta aperto perché mi immagino abbia qualcosa per interagire con l'avversario, e quindi starà il classico draw and go. Sì, è proprio una sfida di tensione questa qua, sì. Devo dire. Intanto vediamo un attimo come si sviluppa la partita. Tra l'altro bolla, cioè Ninnolo in realtà, con la bellissima art di Warhammer 40.000 a tema Chaos. Sì, quella tema Chaos, esattamente, che in un mazzo con Shroud ci sta abbastanza bene. Benissimo, direi. Anche se off flavor, diciamo che è pertinente. Intanto si tappa per 3, si spacca bolla, terra base, e si va. Intanto vediamo come gioca un'altra terra, tappa 4, un mask. Un mask. Che lo fa a costo pieno, tra l'altro. Wow. Quindi, vabbè, ma tanto a tonnellate di mana. Miscalculation. In risposta, quindi niente da fare per lo scartino. Intanto vediamo che Dust Bowl. Questa è buona, sì. Però in questo momento inutile, sì. Perché l'altro sta giocando terra base. Lotus Bowl entra 3 mana. Infatti qua si comincia con la... Cioè entra, nel senso che vengono tolti i segnalini in realtà, quindi non è detto. Io continuo a giocare alle base. Red the Bones, altra carta che fa perdere punti vita, ma che sì. Qui con il comandante in linea sarebbe fantastica. Manalik. E si becca un Manalik. Giustamente pescare non è cosa ma buona. Ma anche perché secondo me questo Red the Bones era letteralmente un amo. Per poter avere magari poi la possibilità in mano aperto per giocare successivamente il comandante. Sì, infatti sto vedendo che ha spaccato Lotus Bloom. Vediamo un po' cosa fa. Non ho capito. Ah no, ok. Lotus Bloom, va bene. Stavo guardando cosa faceva. Ok, qui si va a continuare a rampare felici, si resta open chiaramente, qua terra animabile, che è sempre buona cosa per un mazzo sì. Control.
Intanto vediamo che Nicola 4-4 una terra speciale non ancora usata. Devo dire che terre base, che per carità ci sta benissimo considerando Dustball il campo dall'altra parte, però è curioso. Ah, finalmente. Una carta Logwayne. Carta non così pericolosa in realtà attualmente. Sì, diciamo che potrebbe essere una terra che non dà niente di più in questo momento. Vediamo un po' se il Meister si accanisce o preferisce tenersi in mana per fare cose, ma lui imperterrito passa. Probabilmente ha sufficienti risposte in mano per sperare di. Allora, vediamo cosa rimangono in hand. Gioca qualcosa, non ho capito cosa è tappato di qua. Ah sì, si è pagato vita per attivare Castello Gwen. Ah, ok. Una carta nuova. È alla ricerca di qualcosa, sì. Bisogna vedere cosa, ma ipotizzo un tutore, perché in questo momento qua più o meno l'idea che Shrove si è fatto sì, preso, è quella. Sì, in questo momento qua tappa di nuovo. Gioca Sheldred, perfetto. Finalmente vediamo il comandante in campo. Bisogna vedere, che però entra. Entra. È un 4-5. È un 4-5 con tocco letale, però si becca subito. Ok, perfetto. Mi sembrava strano. Immaginavo. Glue Token, chiaramente, che in questo caso qua fa persino sì, esatto. A Nicola. Fa fin piacere. Fa fin piacere, però dall'altra parte l'ha rallentato un attimino il nostro Meister, che di contro gioca al comandante. Ha deciso che ora. È tempo di fare un bel più 2, pescare scry 2 non è assolutamente brutto. No, tutt'altro. E qui già le sorti della partita cominciano un po' a stabilizzarsi. Sì. Vediamo un po' cosa va in end. Combinerà. Va in end. Ah, ok. Va in end e pesca. Mm-hmm. Vediamo cosa fa. Lui ha all tapped. Vediamo un po' cosa fa il nostro Nicola. Mm-hmm. Adesso c'è una bella situazione di stallo. Sì. Sposta Castellotto in davanti per qualche motivo. Che non so. Ah no, perché vuole avere le terre base. Ah, ok, va bene, dai, ci sta. Paga 6. Quindi, ah no, Lich Mastery. Lich Mastery qui. Sì. Peccato che questa roba qua è una bomba qua dentro. Aspetta sì, un attimo. Va in molto velocemente in infinito. You may draw many card. When you lose life, you offer one life, you exile a permanent you control and you can from your hand or graveyard. When Lich Master leave the battle, you lose the game. Questa Ash Holder gli basta pescare una carta per pescare l'intero mazzo. Assolutamente. E quel che è bello, che ha anche Xproof. Già. Quindi non puoi neanche bersagliarla sta roba. Orca miseria, qui è veramente grossa questa. Questa è grossissima. Bella combo. Sì. Oltretutto adesso ha anche Lionside Diamond, quindi ha 3 mani in più per boostare. Ora, tappa 2. Scartino, anzi doppio Turach. Turach che qui fa abbastanza male, perché c'ha il nostro Meister ha 7 carte in mano e 2 a random, tra l'altro sono pesanti per un control. Sì, i random sono molto pesanti, può andare benissimo come può andare malissimo. Già. Scarta Wrath of God, che qua sarebbe stata una salvezza. Sì. E Treachery. Oh, mamma mia. Due risposte perfette. È andata malissimo. È andata malissimo, sì, è proprio male. Vediamo un po' cosa c'è. Sì, Treachery, Wrath of the God. Intanto lui pesca di nuovo. Gioca Sheoldred. Gioca Sheoldred e bisogna vedere cosa succede. Ma lui lo gioca. Avrà ancora qualcosa per poter rispondere? Ci pensa, Alessandro. La vedo dura, No, tappa. Ah, Dress Down. Oh, Dress Down lo salva. Lo salva per un turno, però.
Sì. Perché fino alla end le creature non hanno abilità. Tanto pesca e magari anche fortuna di beccare qualcosa. Però Shroud è entrato. E Ai quindi. ai ai, E non quindi ha il turno trovato la dopo. risposta. Eh no, a quanto pare no. A meno che non ne peschi una adesso. Perché di A meno che fatto. non abbia qualche rimozione, magari velocità stregoneria in mano. No, no, sta ciclando Shaak Typhoon, quindi no, non ha niente. Brutta Sta storia. girando. Eh sì, perché il token non gli serve assolutamente a No. nulla. Allora, Anche stampa. perché questo, perché Shouldered non vince Draw. di botte. No, non gliene frega No, niente. per nulla. E neanche di perdere punti vita. Sì, bisogna solo capire cosa farà. Perché, allora. Ammesso, premessa, lui avrà il mazzo in mano, questo è Sì. sicuro perché Leech Master alla draw gli fa pescare Sì. tutto, senza se e senza ma. Ora bisogna capire con cosa chiude, Ah, perché qui è la con il domanda. mazzo in Quello mano penso che possa chiudere di quello che vuole. sì, ma mi piacerebbe capire la tech che ci ha infilato per farlo, perché insomma, o ha una combo, no, intanto sicuramente pescando tutto il mazzo avrà anche un sacco di punti vita, e fin qui Esatto. nulla ci piove. Boh, a me viene un'idea in mente che è un'idea bellissima, però bisogna vedere se uno Io ho la avuto anche mente. un'idea, non so se è la stessa idea che hai avuto tu. E credo di sì, perché c'è un'idea, c'è una carta sola che con tanti punti vita ti fa vincere di botto. Esatto. Arethrosa Reservoir, Esatto. Il che è cannone la della morte. carta, il cannone della morte. Eh sì, e che ci starebbe anche Sì, bene, devo tantissimo. dire. Però vediamo, aspettiamo, vediamo cosa succede. Intanto il Mindster scava, pesca, fa cose, spera in un miracolo o qualcosa che gli permetta di interagire, perché Ma non questo non è sembra dubbio. che. Eh no, non sembra, o meglio, non lo so. Vediamo un attimo. No, va in hand. Ai Ruota qualcosa di ai ai, instant, ma a muta. ah, che brutta cosa che stiamo per vedere. No, brutta non lo so, per Nicola sicuramente non No, è per Nicola brutta. no. Per l'avversario Perché in però questo sì, momento qua molto. si pesca 79 carte Wow. e si fa 79 punti vita. Eh sì. E ha un No, se ne gigantiglione fa di. il doppio. Eh no, se ne fa la metà perché perde un punto vita con Leech Master. Adesso non mi ricordo No, come non mi, risolverà. no, dice semplicemente che ogni volta che guadagni vita, peschi una carta. Allora a posto. Si pesca tutto e avrà. Infatti. Un 83 carte in mano. Mamma mia. Con tutto quel mana, direi che problemi non No. ne ha. Ora bisogna capire. Sì, infatti. Eh E sì. infatti, boh. Ah, gliel'ha chiuso, ma sicuramente avrebbe chiuso di Arethrosa Sì. Reservoir. Comunque, le liste le trovate nel testo del nostro video. Ringrazio Demetrio per avermi aiutato a commentare questa Ringrazio partita. te. The winner is.